benvenuti a Carpi, in provincia di Modena, per una giornata molto importante. Oggi infatti verrà restituita alla città, alla comunità intera, la cattedrale che fu colpita duramente dal terremoto del 2002. Tante le personalità presenti e la cerimonia che sarà l'evento clou della giornata. La cattedrale di Santa Maria Assunta a Carpi, a distanza di 5 anni dal sisma che l'ha resa inagibile, è stata riaperta al culto con una solenne celebrazione eucaristica, cominciata con la processione dei cardinali e dei vescovi e l'apertura del portale maggiore del Duomo. Oltre a Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, che presiede la Messa, sono presenti il Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Arcivescovo di Genova, il Cardinale Carlo Caffarra, Arcivescovo Emerito di Bologna e il Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze. Numerosi anche i Vescovi, sacerdoti e religiosi, tra cui Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi. Sicuramente un inizio di una vita nuova, questo è il motivo per cui abbiamo voluto come diciamo così, motto di questa giornata vita semper vincit, cioè la vita vince sempre, anche di fronte alla sofferenza, anche di fronte al dolore, alla morte. Per chi crede e si lascia guidare appunto dalla speranza che nasce dalla fede, è possibile risorgere, è possibile rinascere. E mi sembra di poter dire veramente che questa riapertura della cattedrale riafferma, se così posso dire, e lo dico però con molta umiltà, la forza della fede. Tanta commozione, certamente da parte mia, ma ho potuto notare anche da parte della gente, dei fedeli che hanno partecipato alla riapertura della cattedrale. E questo mi porta a dire come la nostra gente sia sensibile, se non a un discorso di fede, alcuni, non tutti naturalmente, però al discorso della bellezza, tutti di fronte ad essa, tutti rimangono toccati e nessuno è insensibile. E quindi la cattedrale è una realtà che ci richiama una bellezza più grande, che per chi crede questa bellezza è Dio, che è la bellezza increata che si è poi incarnata nella persona di Gesù. Un simbolo, un'identità ritrovata. Un simbolo e un'identità ritrovata che sicuramente è capace di riportare, diciamo così, la nostra gente a vivere in una dimensione di maggiore attenzione a ciò che ha ricevuto in eredità. Tante volte noi non ci rendiamo conto di quello che abbiamo. Purtroppo la vita è fatta così, ce ne rendiamo conto solo quando questi doni, queste bellezze, queste ricchezze artistiche ci vengono meno e allora nasce in noi una profonda nostalgia. Ebbene, ecco, io credo che dobbiamo imparare questo dall'esperienza di oggi, che abbiamo vissuto, di fare tesoro di ciò che ci è stato donato per avere noi a nostra volta la forza, la capacità, la voglia, la volontà di trasmetterlo a chi verrà dopo. Presenze importanti oggi, ma anche fra una settimana e a seguire, Papa Francesco e il Presidente della Repubblica. Posso dire che insomma, la presenza di tanti cardinali, dei vescovi, di tanti sacerdoti è stato quasi un annuncio, ecco, di quello che accadrà domenica prossima. Oggi è la solennità per la Chiesa dell'Annunciazione dell'Angelo, della Divina Maternità della Vergine. Ecco, mi piace pensare che il Cardinal Parolin, che è il principale e il primo collaboratore del Santo Padre, sia un po' come l'angelo, l'arcangelo
l'arcangelo Gabriele che è venuto ad annunciare uno più grande di lui che è appunto il Papa. Dal nostro punto di vista, ecco, ringraziare il Signore perché, ecco, ha permesso che davvero si arrivi a questa riapertura della cattedrale, no? Quindi un gesto di lode e di ringraziamento al Signore. Poi io credo due cose, il primo messaggio è quello che davvero si può risorgere, ecco, per quanto le situazioni possono essere difficili, ecco, però le persone hanno sempre questa capacità, questo dar fondo proprio alle risorse dello spirito, dell'anima e di poter ricostruire, ripartire e poi farlo insieme, ecco, questo credo anche è un altro messaggio che emerge da tutta questa giornata, da questa celebrazione, le tante collaborazioni, ecco, le tante sinergie che sono state impiegate e che ci dicono appunto che di fronte alle tanti mali di cui soffriamo, ecco, la solidarietà è l'unica ricetta che può davvero risolvere. Ieri sera il Papa lo ricordava per l'Europa, no? Dice, ecco, l'Europa deve ripartire sulle basi della solidarietà, ma questo vale per ogni comunità, per ogni territorio, per ogni realtà. Ecco alcuni dei momenti principali delle celebrazioni. Finalmente, dopo 5 anni, la cattedrale di Carpi, che era divenuta muta a causa delle gravi ferite inferte dal terremoto, torna ad essere un corpo vivo e quindi a parlare e a vivere integralmente la vita per la quale è stata voluta. Infatti, l'architettura e la scultura delle nostre chiese sono una sola cosa con la liturgia cattolica che celebra il dramma misterioso della morte e resurrezione di Cristo, che continuamente salva il mondo. Oggi dunque la nostra cattedrale ritrova il suo senso. La voce festosa delle campane, il canto sacro che risuona tra le sue volte, la preghiera che si innalza a Dio per mezzo di Cristo, l'odore dell'incenso che avvolge e impregna ogni angolo della Chiesa, lo splendore degli arredi sacri, crea una bellezza, come scrive Marcel Proust, che è al di sopra di tutto ciò che un artista può sognare. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo, che nel porre il diadema regale all'immagine della Madre di Cristo riconosce il Signore Gesù, Re dell'Universo, e acclama Regina la Vergine Maria. Concedi, o Padre, che seguendo il loro esempio anche noi ci consacriamo al tuo servizio e ci rendiamo disponibili l'un l'altro nella carità. Così, nella vittoria sull'egoismo e nel dono senza riserve, adempiremo la tua legge e condurremo a te i nostri fratelli. Fa che siamo lieti di vivere, umili e poveri in terra, per raggiungere un giorno la gloria del cielo, dove tu stesso darai la corona della vita ai tuoi servi fedeli. Uniamo la nostra voce, la voce dei vescovi italiani, voce di gioia, di lode a Dio per le sue benedizioni, di invocazione e di gratitudine per questo momento così solenne e commovente insieme. Grazie che ci ha fatto partecipare a questo grande momento, a questa grande gioia per lei e per la sua comunità. Gliene siamo molto grati. Sappiamo che tutto ciò che è bello e grande per noi, per il nostro popolo, è oggetto di grande impegno, di grande lavoro. 5 anni. Ma abbiamo ascoltato e vediamo
che lei, padre e pastore di questa diocesi, non è rimasto solo. Istituzioni, volontari, tanta gente di buona volontà, di buon cuore. E anche noi vescovi italiani abbiamo cercato di esserle vicini. Ci piace vedere, ci consenta, che il coronamento di questi 5 anni, che vede questa cattedrale splendida e ripristinata per il bene del nostro popolo, perché abbiamo bisogno di luoghi dove possiamo meglio vedere, ascoltare, vorrei dire toccare la presenza, la vicinanza del Signore. E vogliamo dirci che questo è il nostro paese, questa è la nostra Italia, con le contraddizioni delle persone umane, certo, ma anche con questo radicamento, con questa passione che soprattutto nei momenti di difficoltà emerge, della consapevolezza di appartenere ad una storia fatta di Vangelo, delle espressioni più belle, dolci, dolci per il nostro cuore. Ancora una volta, attraverso questa celebrazione, siamo stati confermati, siamo confermati, incoraggiati in quella vicinanza, in quella prossimità concreta, quotidiana, alle nostre comunità. Al termine della celebrazione, l'incoronazione della statua della Madonna Assunta. Numerose le autorità e i fedeli presenti. È una rinascita, un momento simbolico per la nostra città, per questa grande piazza che è la quotidianità dei cittadini e che vedeva sullo sfondo dal 2012 questo cantiere. Abbiamo avuto un bellissimo anticipo in queste giornate, abbiamo sentito per la prima volta di nuovo le campane, questo scandiva la vita dei carpigiani qua ogni giorno. Dopo le campane oggi arriva l'opportunità di rientrare in questa cattedrale che è meravigliosa, io dico a tutti, ha cambiato anche colore. È più luminosa e penso che sia un grande momento per la nostra città, per la nostra comunità e sia anche un simbolo. È tornata ed è tornata più bella e forse questo è quello che dovremmo provare a fare anche noi nel grande lavoro della ricostruzione delle nostre terre. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e c'è stato un grande lavoro e devo dire è una grande competenza, la stessa che stiamo cercando di mettere anche nel resto della ricostruzione, perché c'è anche una grande parte di ricostruzione che ovviamente sul pubblico, sul patrimonio storico-artistico del pubblico, procediamo con forza e anche ovviamente in tutto quello che è l'ambito della ricostruzione privata. È un passo dopo passo, però devo dire che entrare qua oggi e vedere questa luminosità, io avevo avuto un assaggio i giorni scorsi potendo entrare qua dentro con il ministro Franceschini per quella che è stata un'anteprima gradevolissima. I carpigiani vedono una cattedrale
nuova, perché è nuova nei colori, nuova nella luce, è bello. Abbiamo ormai terminato le centinaia di scuole, tutte riaperte, ormai in pratica tutte riaperte, ed erano 20.000 studenti che non avevano un'aula. Sono verso lo zero, praticamente a zero le ore di cassa integrazione, perché si era detto la prima cosa a cui pensare è il lavoro, l'impresa. Un territorio che economicamente sta tornando ai livelli del pre-sisma, oltre il 70%, quasi l'80% delle persone, erano 40.000 evacuati dopo la seconda scossa il 29 maggio senza un appartamento o una casa, sono già tornati nelle proprie abitazioni e gli altri stanno lavorando perché i cantieri partano o terminino al più presto. Abbiamo qualche ritardo in più sulla parte pubblica, cioè quella parte in particolare dove i vincoli nei monumenti, nelle chiese, eccetera, le sovrintendenze necessariamente costringono a qualche tempo in più, perché lì la ricostruzione è un po' più complicata anche dal punto di vista del pregio e del bene architettonico. Però ripeto, le risorse ci sono, stiamo togliendo un po' di burocrazia, ma questa che è stata la secondo terremoto più dannoso nella storia d'Italia, e pochi lo ricordano, dopo l'Irpinia, tra i 13 e i 14 miliardi di euro di danni, vedrà che, ho detto prima, quando sarà terminata sarà una ricostruzione esemplare. Grande soddisfazione restituire un monumento storico-culturale come la Basilica a una comunità, vuol dire riappropriarsi della propria storia, della propria cultura, e credo che questo valga più di tante altre cose. In questi anni qua, in queste zone terremotate, è stato fatto un lavoro difficile, lungo, si è coniugato burocrazia e trasparenza, si sono messe in campo buone pratiche che possiamo esportare anche da altre parti. Poi è chiaro, si può sempre fare meglio, si può sempre migliorare. Non vorrei imparare dall'esperienza, ma purtroppo così è, e avanti tutto, abbiamo ancora molto lavoro da fare, non solo qui ma anche in altre zone. Qualche anno fa c'erano delle impegnative puntellature. Questo è l'esempio non solo del grande valore di questo duomo, del suo valore spirituale, ma è l'esempio di una comunità. Il risultato non è del mio lavoro, il risultato è della comunità. Si sono espressi i valori migliori di questa comunità, e questa, in questo luogo, è la sintesi di questi valori. Prima delle pietre, prima delle fabbriche, delle scuole, dei municipi, c'è il fatto che una comunità si è messa in moto, ha trovato dentro di sé le cose più importanti che tengono una comunità, che danno futuro a una comunità, e le ha sapute esprimere. Questo è il grande valore. E i protagonisti siamo tutti noi, e non dimenticarselo è l'impegno del futuro, non dimenticarsi che per andare avanti positivamente bisogna tenere a cuore quei valori. Una giornata importante per la città di Carpi, un significato profondo, una festa possiamo dire anche. È sicuramente una festa, è il segnale concreto che la vita sta riprendendo coi suoi ritmi abituali, è una cosa molto importante. Grazie, oggi tanta partecipazione. Sì, tanto amore per questo simbolo, tanto amore per la città, e come dire, il segno tangibile che ce l'abbiamo fatta. Una sorta di identità ritrovata, possiamo dire. È assolutamente identità ritrovata, e la comunità, credente o non credente, si ritrova comunque questo simbolo, e quindi è importantissimo che questo simbolo sia stato restaurato e che sia di nuovo fruibile per tutti. È una rinascita dopo quello che è successo nel 2012, che distrusse e danneggiò tantissime chiese in tutta la regione, ma soprattutto nelle nostre province di Modena, di Ferrara e di Bologna. Credo che questa sia la risposta più importante che tutti quanti siamo riusciti a dare, cioè di metterci tutti assieme per ripristinare anche i luoghi di culto come luoghi che fanno la comunità, e credo che questa sia
la risposta più bella che le istituzioni abbiano saputo dare dopo quel sisma così terribile. Qui ognuno ci ha messo del suo, insomma, la struttura commissariale, le diocesi di tutte le province, ovviamente il governo con il Parlamento che hanno saputo sostenere con contributi aggiuntivi rispetto a quelli iniziali il lavoro di ricostruzione dalla parte pubblica, dentro la quale ovviamente ci sono anche i luoghi di culto. La ricostruzione è cominciata, che io ero impegnato all'epoca in regione, abbiamo continuato con provvedimenti dal Parlamento nazionale, per questo mi faccia anche dire che oggi forse restituiamo il gioiello dell'area nord del nostro territorio. Era un intervento atteso dalla comunità ecclesiale di Carpi e penso che il tributo che la prossima settimana arriva con la presenza straordinaria di Papa Francesco davvero coroni non solo l'opera di ricostruzione delle mura, ma insomma il lavoro e l'impegno faticoso e la dedizione di tante persone. Carpi, l'area nord, la provincia di Modena e l'Emilia hanno un filo conduttore, no? Che passa da una grande capacità di solidarietà, di resistenza, di memoria. Non è un caso che qui abbiamo Fossoli come esperienza unica forse a livello nazionale, e che è lo stesso tipo di tenacia messa in campo sul post terremoto, e quindi la presenza delle due massime autorità religiose e civili penso che restituisca a tutta la nostra Emilia davvero un dato di orgoglio e di identità molto, molto importante. Poi basta vedere la partecipazione al clima di oggi per rendersi conto che si sta vivendo davvero un momento straordinario. Siamo partiti con un intento di messa in sicurezza sul tamburo che era spanciato e sulle volte di retrofacciate che erano danneggiate, la ricostruzione delle sfere e della croce, e poi siamo passati all'intento di restauro degli affreschi interni che erano tutti diffusamente lesionati. Il costo complessivo è di 5 milioni e 100, di cui 4 milioni e 4 finanziati dalla regione e 700 da fondi privati della diocesi e di donatori. È stato complicato gestire gli appalti perché 10 appalti in contemporanea sono veramente difficili. Come forza lavoro al massimo 50 persone, anche quello da gestire è stato veramente un'impresa difficile. Gran merito va comunque al capo cantiere Giarratana della CMB, una gran persona. Si è cercato di preservare il più possibile quella che era la struttura, quelle che erano le opere, anche a livello di catalogazione probabilmente dei reperti. Sì, l'intervento sul tamburo appunto ha comportato il ricollocamento di 580 frammenti che sono stati catalogati e ricollocati, per il resto sono tutte opere non danneggiate. È una cosa meravigliosa, tutti noi siamo commossi, felici, perché finalmente la nostra cattedrale è diventata ancora più bella di quanto non fosse prima. Questi affreschi, queste cose meravigliose l'hanno paragonata addirittura a una piccola San Pietro, quindi noi abbiamo contribuito tutti con le nostre possibilità a far sì che questa cattedrale diventasse più bella di quanto non fosse prima, e io sono felicissima perché mi sono sposata qua e quindi ho tanti ricordi meravigliosi, veramente sono molto molto commossa. Oggi dunque davvero tanta emozione. Tanta, poi ho creato anche questa, tutto il coso per la Madonna Assunta che è la protettrice della città, e quindi ho fatto in modo che in tutte, anche i fiori, le piccole cose, ci fosse la mia presenza. La bellezza è sempre bellezza, nella moda così come in tutte le manifestazioni. Oggi è stata una giornata incredibile, io non so neanche dopo 4 anni e mezzo, 5, come sia potuto tutto questo ripartire con questo entusiasmo soprattutto, e non so neanche come abbia fatto Monsignor Cavina sostanzialmente da zero a creare questo fermento, perché proprio lo si vede in città che c'è qualcosa che prima non c'era, e bellissimo. Poi la messa è stata una cosa incredibile, solenne, incorniciata dal concerto di fatto della messa dell'incoronazione di Mozart. Una grande emozione. Spettacolo unico. E tengo a sottolineare che 5 anni fa, settembre 2012, i nostri concittadini in 700 abbiamo organizzato una grandiosa raccolta fondi, e quindi c'è un pezzettino di Cremona anche in tutto questo. Piccolo ma significativo, ecco. Chi non ha potuto essere qui non ha colto né la solennità del momento e né la potenza proprio delle parole, delle immagini, della liturgia. Io ho ascoltato con attenzione soprattutto la prolusione di Monsignor Cavina, per non dire del segretario di Stato, insomma. Non capita, almeno a me non capita tutti i giorni, quindi voglio dire è notevole, sì. Tantissimo.
un nuovo inizio. Un nuovo inizio, sì. La fine di un incubo è l'inizio di qualcosa di bello, insomma, sicuramente. Ora sentiamo il ricordo dei cardinali. L'immagine di una città gioiosa, ecco, questo mi è parso di cogliere subito, che sente come suo, ecco, l'uomo, ecco, come parte della sua storia, e che quindi si è ritrovata insieme, è stato messo anche in rilievo, credenti certamente, ma anche non credenti, ecco, in questo momento di festa. Mi è parso proprio di cogliere questo stato d'animo, questo sentimento che ha riempito anche me di gioia, ed è molto bello tutto questo. L'immagine che mi porto via, forse l'ho un po' accennata o sottintesa nel momento conclusivo, l'immagine di popolo. Un popolo che si è stretto, che si stringe attorno al suo pastore e ai suoi sacerdoti per fare festa per la casa comune che è la chiesa cattedrale. Un'immagine di popolo che non è soltanto il popolo cristiano in senso stretto, credente, ma è il popolo di tutta una città, come accennava Sua Eminenza, popolo di una città che è presente lo stesso perché sente l'importanza, la bellezza dei simboli, delle parole, del messaggio, delle presenze, dei ministri, dei pastori della comunità cristiana, perché sentono che in tutto questo vi è un bene non soltanto per una parte ma per una città intera. Vi confesso che un pensiero mi ha accompagnato quasi costantemente durante questa celebrazione. Il pensiero è questo grande popolo emiliano, sapete, io sono emiliano, questo grande popolo emiliano che viene sempre presentato, e forse in parte con verità, come un popolo pienamente secolarizzato, in quei momenti come questi è come se la fonte che è sotterrata riesce a rompere ogni impedimento e a zampillare chiaramente. La mia presenza qui, come sapete, io vengo da Firenze e l'Appennino non ci divide ma ci unisce tra Toscana, Emilia e poi Romagna, perché noi stiamo sul cuneo della unione tra le due o le tre regioni, come si potrebbe dire. E questo mi fa pensare ai tanti comuni problemi ma anche alle tante comuni speranze. E qui vorrei però riandare anche a quelle che sono le mie radici. Voi sapete, io sono umbro, sono di Foligno, in questo momento la mia cattedrale di Foligno è di nuovo chiusa. Era stata seriamente lesionata dal terremoto del 1997 e poi a novembre scorso di nuovo riaperte alcune crepe, quindi di nuovo è possibile. Credo che quello che abbiamo vissuto oggi sia un grande messaggio di coraggio per le popolazioni dell'Italia centrale.